Dall'Aver da 750S vuole dimostrare che su una strada tortuosa un'ottantina di cavalli possono bastare. Per questo bastano due cilindri, pronti a rispondere alla manetta del gas, un peso contenuto ed una ciclistica ben equilibrata. Come da tradizione l'Averda, il bicilindrico ha disposto fronte marcia, ma la parentela di questo 7,5 con il glorioso propulsore della SFC di 25 anni fa si ferma qui. Rimane lo schema due cilindri paralleli, ma la parentela non è stretta, nemmeno con i 668 che hanno segnato la rinascita del marchio. Raffreddamento a liquido, nuove teste a quattro valvole, iniezione elettronica, significano alta tecnologia, senza rinunciare al carattere e allo spirito della tradizione della casa, nonostante le vicissitudini degli ultimi anni. La stabilità è affidata ad un bel telaio a doppia trave in alluminio. L'aerodinamica invece è affidata ad una grintosa carena. Essendo una sportiva pura, non è facile ambientarsi subito. La moto è compatta, ma numeri bassi, sella dura, le pedane poco arretrate. Ma poi si comprende il perché di una posizione così sacrificata. Basta una strada tortuosa per capire come, con questo assetto, non siano necessari grandi spostamenti del corpo né una guida di forza. Con dimensioni da cilindrata inferiore e un peso di poco inferiore ai 200 kg, questa Laver da 750S è una moto che permette di improvvisare, cosa che non si poteva fare con le gloriose SF ed SFC, troppo alte e corte per essere stabili. Con questa invece si può modificare la traiettoria, arrivare lunghi o piegare a freni tirati senza pericolo di finire in terra. E allora basta girare la chiave per riscoprire un mondo che credevamo dimenticato. Il bicilindrico parallelo a 180 gradi ha il minimo asimmetrico, in compenso vibra pochissimo. Il carattere sportivo ed un po' rude si adatta poco alla guida cittadina, dove si avverte qualche strappo ai regimi più bassi. Ma quando il contagiri sale, spunta il carattere impetuoso e verace del bicilindrico. La componentistica è di livello eccellente. Impianto frenante Brembo con doppio disco anteriore e pinze a quattro pistoncini, forcella rovesciata Paioli, cerchi Marchesini, pneumatici Pirelli Dragon, una combinazione che si descrive da sola. La moto infatti è molto stabile alle alte velocità, dove però per competere con le concorrenti avrebbe bisogno di un po' di cavalli in più. Certo, col bicilindrico non si decolla come su un 4 in linea, ma su una strada di montagna ci si prende una bella rivincita. È per questa sua personalità così decisa che forse la Laver da 750S non è stata capita e dopo il 2003 è uscita di produzione. Date le recenti vicissitudini, i ricambi più specifici non sono facilissimi da trovare. Oggi Laver da fa parte del gruppo Piaggio e quindi bisogna rivolgersi alla rete di questa struttura. Esiste inoltre una quantità di fan club Laverda che si possono rintracciare facilmente su internet ed attraverso i quali si riesce a risalire a qualunque pezzo di ricambio. Stona un po' anche nel contesto della sportiva, pure la strumentazione un po' troppo essenziale, soprattutto in una moto che al tempo, parliamo del 98, costava oltre 20 milioni di lire. La Laver da oggi è più diffusa all'estero che in Italia, dove però, con un po' di pazienza, si trova ancora qualche buon esemplare. Per una buona 750S del 1999 si possono spendere dai 4.500 ai 5.000 euro. Comunque, chi oggi compra Laver da non va alla ricerca delle iperprestazioni, piuttosto di un motore sincero e dal gran carattere, che solo l'ingegneria italiana sa offrire.